Buongiorno, allora riprendiamo la lezione esattamente nel punto in cui ci eravamo interrotti l'altro ieri, la volta scorsa. Allora, se ricordate, stavamo esplorando i passi della fase 2 del metodo del simplesso. Abbiamo visto che è costituita da tre step fondamentali: la verifica del criterio di ottimalità, la verifica del criterio di limitatezza. Se entrambi i criteri non sono soddisfatti, il flusso dell'algoritmo prosegue e chiaramente dobbiamo andare a determinare una nuova SBA. I due criteri li abbiamo visti in tutti i dettagli, li abbiamo dimostrati, li abbiamo applicati, sono tutto sommato di semplice sia enunciato che applicazione e anche dimostrazione. Va bene? La costruzione di una nuova SBA è, come vi dicevo l'altra volta, un pochino più elaborato, ma insomma si riesce a fare abbastanza agevolmente. Quello che si vuole fare è ovviamente passare da una SBA a una SBA, a un altro vertice adiacente, in maniera, abbiamo detto più volte, intelligente. Questo intelligente vuol dire far sì che la funzione obiettivo da un'iterazione all'altra nel metodo del simpesso possa possibilmente decrescere. In questo modo tagliamo fuori dall'esplorazione tutti quei vertici in cui la funzione obiettivo vale di più di quanto vale sul vertice corrente e quindi tagliamo fuori un gran numero e questo permette all'algoritmo di essere di fatto praticabile e competitivo. Abbiamo già detto come facciamo a ottenere la nuova SBA. Allora, noi partiamo da una SBA assegnata, quella corrente, che di solito abbiamo indicato con X segnato, ricordate? Da lì poi ci spostiamo lungo una semiretta che abbiamo definito in maniera assolutamente analoga a quello che abbiamo fatto quando abbiamo dimostrato il criterio di limitatezza, se ricordate. E da lì ce l'abbiamo, quindi non sto a riscriverlo nel dettaglio. Questa semiretta ha un punto di origine che è x segnato, dopodiché ci spostiamo lungo questa semiretta di uno spostamento pari a un coefficiente, un parametro che abbiamo indicato con rho, quindi rho è il parametro che ci fa spostare lungo la semiretta. Per rho uguale a 0 siamo nel punto di origine, all'aumentare di rho ci allontaniamo dal punto di origine della semiretta. Ora, qual è l'idea? L'idea è trovare quell'insieme, o meglio, quel valore di rho, che abbiamo chiamato rassegnato, che fa sì che se io mi sposto esattamente di quello spostamento dato dal rassegnato, il successivo punto che ottengo è innanzitutto ammissibile, che devo stare nell'insieme ammissibile, e inoltre deve essere una soluzione base ammissibile, ovvero devo stare su un vertice. Va bene? Come ho detto l'altra volta, in realtà io ho impacchettato in un unico teorema quello che spesso si fa in tre step successivi, ovvero di solito si dimostra che dato questo rho segnato, che abbiamo visto determinato col criterio del rapporto minimo, si fa vedere che per ogni rho che sta tra 0 e questo rho segnato, tutti i punti della semiretta sono ammissibili. Dopodiché si fa vedere che quando la semiretta la interrompo, quindi mi sposto in uno spostamento pari esattamente al rho segnato, il punto che ottengo, quello che abbiamo chiamato x tilde, quello nuovo, è una SBA. D'accordo? Quindi in realtà, ripeto, sono più step se volessimo fare la dimostrazione nel dettaglio. Per motivi di brevità non la facciamo questa dimostrazione e abbiamo semplicemente detto che, ok, quella è una SBA. Ma come facciamo a calcolare questa SBA? Allora, il rho segnato lo facciamo col criterio del rapporto minimo. Non sto a ricordarlo perché abbiamo fatto una discussione abbastanza ampia e anche abbastanza, anche con un esempio, diciamo, nel dettaglio numerico. Va bene? Come si fa di fatto a determinare la nuova SBA? Beh, quello che facciamo facilmente è determiniamo la nuova base. Quella B tilde, quindi, no? Se tilde è quello che stiamo mettendo per indicare una nuova SBA, ovvero dovete scambiare la h-esima colonna fuori base con la k-esima in base. Vi ricordo che h e k sono due coefficienti, due indici che abbiamo precedentemente determinato. H come? Lo ricordate? H deve stare in corrispondenza di un qualsiasi gamma h negativo. Qualcuno mi ha chiesto ma quale, cosa dobbiamo fare? Su questo torneremo. La teoria ci dice che finché voglio una decrescita della funzione obiettivo, l'h deve essere scelto in modo che gamma h è negativo. Ne esiste almeno uno? Sì, altrimenti sarebbe soddisfatto il criterio di ottimalità e non sarei arrivato a creare una nuova soluzione base ammissibile. Va bene? K chi è? Anche quello lo ricorderete.
è l'indice per cui è soddisfatto il criterio del rapporto minimo. D'accordo? Allora, dicevo, come si ottiene una nuova base? Semplicemente scambiando la ch-esima colonna fuori base con la k-esima colonna in base. Quindi un banale scambio, non ci sono conti da fare, non c'è niente di computazionalmente oneroso, è semplicemente uno scambio. La nuova SBA sarà quella lì indicata con x tilde e naturalmente se ho scambiato la k-esima colonna in base con la k-esima fuori base della B, devo fare l'analogo scambio anche per quanto riguarda le variabili base e le variabili fuori base. Va bene? Questo è quello che abbiamo visto finora. Abbiamo anche detto che il fatto che ρ segnato venga 0, allora se ρ segnato viene 0, che cosa abbiamo? Beh, di fatto non ci spostiamo, no? Quello è lo spostamento lungo la semiretta. Quindi il nuovo punto di fatto coincide con il vecchio. Questa si chiama iterazione degenere della fase 2 del metodo del simplesso e affinché questo accada che cosa deve essere? Quando è che ρ segnato può avvenire 0? Questo l'abbiamo ampiamente discusso la volta scorsa. Affinché ρ segnato venga 0 ci deve essere almeno uno 0 nel vettore b-1b. Questa è una condizione necessaria ma non sufficiente abbiamo detto perché se c'è uno 0 in corrispondenza di un denominatore ad esempio negativo 0, vedete lì c'è la restrizione su pi greco hi strettamente maggiore di 0, chiaramente quello non lo consideriamo. D'accordo? Quindi insomma il fatto che la SBA corrente sia degenere è una condizione necessaria e non sufficiente per avere un'iterazione degenere, cioè ρ segnato uguale a 0. D'accordo? Che cosa possiamo anche dire abbastanza facilmente? Beh, che se io avessi garanzia della non degeneratezza, garanzia che in generale non ho, però supponete di poterla imporre, cosa abbiamo sicuramente? Beh, abbiamo sicuramente che ρ segnato non può avvenire 0. No? Non c'è nessuno 0 nel vettore b-1b, quindi come fa a venire ρ segnato uguale a 0? D'accordo? Quindi nel caso di non degeneratezza, potremmo rinunciare, non lo faccio per brevità, ma quello che abbiamo già visto riguardante la decrescita della funzione obiettivo, ovvero dire che se io prendo un h tale che gamma h è negativo e prendo k secondo il criterio del rapporto minimo, se sono nel caso non degenere, quindi sto aggiungendo questa ipotesi, allora sicuramente ho una decrescita dei valori della funzione obiettivo. Va bene? Che è qualcosa di aggiuntivo rispetto a quello che abbiamo detto l'altra volta, perché ho messo la ipotesi di non degeneratezza, che mi impedisce che ρ segnato venga 0. Chiaramente se ρ segnato viene 0, ci trasposto x segnato e ci trasposto x tilde, essendo x segnato e x tilde allo stesso punto, chiaramente coincidono. Invece può esserci lì un minore stretto. Il minore stretto viene dal fatto che gamma h è negativo e che la SBA è non degenere. Su questo fatto torneremo quando parleremo di possibilità di ciclaggio del metodo del simplesso. Quindi ricordatevi questo che vi ho appena detto nel caso non degenere perché ne riparleremo. Va bene? Quindi una piccola aggiunta rispetto a quello che abbiamo fatto fino all'altra volta. Qual è ora il problema? Allora, dovremmo iterare il metodo del simplesso della fase 2, quindi tornare all'inizio, no? Non faccio vedere il diagramma di flusso perché ormai l'abbiamo visto più volte, ovvero devo riapplicare il criterio di ottimalità, eventualmente il criterio di limitatezza e queste sono le iterazioni del metodo. Per applicare il criterio di ottimalità, in limitatezza e per avere anche l'espressione, il valore della nuova SBA, io ho bisogno di b-1n e b-1b. Ricordate? Scriviamolo un po' nel dettaglio questo. Allora, noi siamo partiti, pensate all'esercizio che abbiamo fatto l'altra volta, ricordate? Siamo partiti prendendo come base l'identità. Ce lo dovreste avere sotto mano e comunque lo riprendo io a breve quell'esercizio. Quindi stavamo in una situazione del tipo minimo CB trasposto XB più CN trasposto XN. Poi cosa c'era? Qui ce lo scrivo anche se è assolutamente inutile. Identità m per xb più b per
meno 1 n xn uguale b meno 1 b. Vi ricordo che questo che ho appena scritto, questo blocco di vincoli, si ottiene semplicemente premoltiplicando la solita espressione bxb più nxn uguale b, che poi è x uguale b, per b meno 1 a sinistra. E questo si può sempre fare perché b è invertibile. E poi abbiamo la non negatività sulle variabili. Qua, se volete, ci possiamo anche mettere un pedice per ricordarci le dimensioni di questi sottovettori. In futuro poi non lo farò. Vero? Siamo partiti nell'esempio che abbiamo visto numerico insieme l'altra volta da una situazione di questo tipo. D'accordo? Quando il problema è scritto in questa forma, si dice che il problema è in forma canonica rispetto alla base B. L'ho già detto, ma lo voglio ripuntualizzare. Forma canonica rispetto a B. Perché è molto comoda la forma canonica? Beh, lo capite molto facilmente. Perché ho immediatamente a disposizione la matrice B-1n e il vettore B-1b, che sono quelli che sono coinvolti nel criterio di ottimalità, nel criterio di limitatezza e via dicendo. Quindi l'idea è: io ho questa forma canonica, sono ben felice perché così posso iterare la fase 2 del metodo del simplesso. Adesso che cosa ho fatto? Dalla base B sono passato alla base B tilde, e quindi dalla SBA X segnato alla SBA X tilde. So che è una SBA, so come è fatta B tilde, ma io ho bisogno della forma canonica rispetto a B tilde adesso per poter rifare di nuovo l'iterazione della fase 2. Cioè, a me piacerebbe essere in grado di scrivere il problema minimo C B tilde trasposto X B tilde più C n tilde trasposto x n tilde. Qui c'è l'identità x b tilde più b tilde meno 1 n tilde x n tilde uguale b tilde meno 1 b x b tilde maggiore uguale 0 x n tilde maggiore uguale 0. È chiaro perché mi piacerebbe averlo in questa forma, no? Perché così le quantità che mi occorrono, ovvero la matrice B-1n e il vettore B-1b, sono belle che pronte, disponibili per applicare i criteri e proseguire quindi nell'iterazione del metodo. Va bene? Passare da x segnato a x tilde sappiamo come fare, no? Ho scambiato semplicemente la hchesima componente fuori base con la componente in base. Allora, qual è l'idea? Come ormai dovrei avervi mai detto tantissime volte, io conosco la B tilde, però non vogliamo assolutamente andare a calcolare B-1 e poi fare eventualmente i prodotti. Il perché, ormai lo sapete bene. Quindi di che cosa ho bisogno? Ho bisogno di un modo, chiamiamolo così, che mi fa passare dalla conoscenza della B-1n e B-1b alla conoscenza di B tilde meno 1 n tilde, B tilde meno 1b, senza calcolare esplicitamente né inverse né risolvere sistemi. Questo è il punto chiave del metodo. Altrimenti la complessità, quindi il carico computazionale, sarebbe troppo oneroso, perché dovremmo invertire una matrice m per m, e sapete che questo va come O di m al cubo, e quindi diventerebbe qualcosa di computazionalmente non fattibile. Va bene? Come si fa? Allora dobbiamo un attimo riflettere su quel blocco di vincoli. Per un attimo lasciamo stare funzione obiettivo, tanto quella poi la sistemiamo facilmente. Concentriamoci su quel blocco di vincoli. Allora, lo voglio riscrivere qua sotto.
Continua a metterci la matrice identità, anche se è assolutamente inutile. Più b meno 1 n xn uguale b meno 1 b. Va bene? Allora, vogliamo scrivere in maniera più esplicita queste matrici che compaiono lì, ovvero l'identità e la b-1n? L'identità che cosa ha per colonne? Ha le con i, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, eccetera, eccetera. Quindi, l'identità qui ci sarà e1, e2, eccetera, fino ad arrivare a em per xb. Più. Qui che c'è? Beh, ci sono le colonne della matrice B-1N, che se ricordate abbiamo chiamato con pi greco i. Quindi qui c'è pi greco 1, pi greco 2, fino a pi greco n-m per xn. Questo uguale a B-1B. Quello che ho scritto due volte la stessa cosa sostanzialmente, che cos'è? È un sistema di equazioni, banalmente, vero? Che cosa faccio io quando trovo la nuova B, la nuova base, quella B tilde? Abbiamo detto scambio la k-esima colonna in base con la h-esima fuori base. Facciamolo. Allora, vuol dire che prendo qui la E K, o per uniformità di notazione avrei dovuto scrivere E J1 e J2, ricordate come ho fatto con la base per far prima e per evitare confusione, l'ho chiamate 1, 2, 3, non c'è problema al riguardo. Allora, qui ci sarà la pi greco H. Allora, abbiamo detto che devo fare questo scambio, questo con questo, vero? Ok, riscrivo lo stesso sistema con le due colonne scambiate. Quindi viene E1, E2, eccetera, a posto della EK, quindi fino a EK-1 non ho cambiato niente, a posto della EK ci metto pi greco H. Poi seguo con EK più 1 fino ad EM per XB. Più, stessa cosa qui, pi greco 1, pi greco 2, fino a pi greco h meno 1 non è cambiato niente. A posto di pi greco h ho messo e k. E poi ho continuato a mettere pi greco h più 1 fino a pi greco n meno m per xn. E questo è uguale a b meno 1 b. Quindi questo è il nuovo sistema lineare che mi viene fornito dopo lo scambio dell'h-esima colonna fuori base con la k-esima in base, vero? Cosa è accaduto? Che questo scambio di colonne fa sì che questa scrittura non mi dà più il problema in forma canonica. Perché? Perché lì non c'è più l'identità, c'è l'identità a meno di una colonna. Giusto? Bene, allora che cosa faccio? Beh, faccio appello a qualcosa che conoscete bene, ovvero se io applico una trasformazione lineare invertibile a un sistema lineare, ottengo un sistema equivalente, ovvero che ha lo stesso insieme di soluzioni. Nella pratica, se io trovo una matrice, io nella fattispecie la chiamerò T, che è invertibile evidentemente, non singolare, quindi invertibile, e la posso applicare ad ambo i membri, il sistema che ottengo è un nuovo sistema che però è equivalente, quindi ammette lo stesso insieme di soluzioni. Quindi qual è l'idea? Voglio determinare una trasformazione lineare invertibile rappresentata da una matrice che chiamo T. Faccio una cosa di questo tipo, guarda, lo scrivo qua sopra. Io ho AX uguale B, voglio fare T AX uguale TB, con T invertibile. Questo sapete dalla geometria che
mi permette di ottenere un sistema equivalente, ovvero che ammette lo stesso insieme di soluzioni. Facciamolo nel nostro caso. Quindi voglio moltiplicare a sinistra per la matrice T, qui ho spezzato, quindi devo moltiplicare due volte, e poi di qua. D'accordo? Siete convinti che sto facendo esattamente quello che ho scritto qua? Va bene? Ok. Questa T, come deve essere? L'unico requisito è che sia invertibile. Lineare, invertibile. Beh, se noi siamo sufficientemente smart, diciamo, la determiniamo in maniera opportuna. Che cosa mi piacerebbe che ci sia qui? L'identità. Così ho la forma canonica rispetto alla bit tilde, giusto? Ripeto, perché ho distrutto la forma canonica? Perché ho invertito due colonne. Ma se adesso mi scelgo una T tale che, applicata, come la vedete scritta lì, fa sì che in questa parte che ho sottolineato con una linea ondulata, ottengo di nuovo l'identità, io sono contentissimo. Perché? Perché ho riottenuto una forma canonica rispetto alla base bit tilde. Insomma, come me la scelgo questa T? Che voglio che accada qui? Beh, io sul vettore e con 1, e con 2, e con 3, eccetera, non voglio che accada nulla. Quindi la trasformazione deve essere invariante rispetto a questi e con i. Quindi io vorrei che T applicata e con i rimanga e con i, oggi la tecnologia non mi aiuta, T applicato a e con i rimanga a e con i quando i è diverso da h. Giusto? E vorrei che la T applicata a pi greco h, che voglio che ci sia lì? La e con k. Questo è il requisito che io vorrei per la mia matrice T. È chiaro il perché? Perché così, mi dica. Da K, scusi, sì, ho scritto male. Grazie. Allora, perché? È chiaro il perché, no? Perché in questo modo tutte le con i sono invarianti rispetto a questa trasformazione, purché i sia diverso da K. E poi la pi greco h, la trasformazione me la manda in e k, che è proprio il vettore che a me piacerebbe lì ci fosse per avere l'identità. Questa t poi agirà anche sulle altre parti, ma quello a me interessa, diciamo, mi interessa che qui ci sia l'identità. Domanda, esiste una siffatta matrice? La risposta è sì, e ora ve la scrivo. Una matrice T che ha esattamente queste proprietà, e ora lo faremo ovviamente vedere, è la seguente. È la matrice identità dove però nella k-esima colonna abbiamo il seguente vettore meno pi greco h1 diviso pi greco h. Pi greco hk. Sulla seconda riga abbiamo meno pi greco h2 diviso pi greco hk. Proseguite così. Quando arrivate all'elemento diagonale invece c'è un cambiamento. L'elemento diagonale è 1 su pi greco hk.
poi ricominciate con la stessa espressione precedente fino ad arrivare a meno pi greco h m su pi greco h k e naturalmente tutti i zeri altrove. Quindi questa matriciona in realtà è molto semplice, è la matrice identità con la colonna k-esima cambiata. Va bene? Se preferite, ma se non lo preferite va bene uguale, questa matrice può essere riscritta in una forma compatta in questo modo. Identità m per m più 1 su pi greco h k per e k meno pi greco h per e k trasposto. Allora, non so se siete abituati a questo tipo di scrittura. Se io ho due vettori, facciamo una piccola digressione per spiegarvi questa parte qua di quello che ho scritto. Se ho due vettori, v e w, di Rn, se io faccio v trasposto v, questo è il prodotto scalare, che cosa ottengo? Uno scalare, evidentemente, un numero. Vero? Se io faccio v W trasposto, che cosa ottengo? Voglio da voi una risposta. È una colonna per una riga, colonna per riga. Come? Certamente, è una matrice n per n. Quindi attenzione, non so se avete mai visto, diciamo, questo tipo di prodotto, ma non è nulla di particolare, è il solito prodotto righe per colonne. Se fate primo elemento per primo elemento per secondo, solito righe per colonne, viene una matrice. Quindi qui c'è proprio quello che ho sottolineato in verde, esattamente questo, perché questo è un vettore e qui c'è il prodotto, questo è un vettore colonna, il primo, e qui c'è il prodotto con un vettore riga. Siete convinti che questa scrittura è esattamente uguale a quello che ho scritto prima per la T? Volete che lo faccio vedere un attimo? Facciamolo vedere, dai. Allora, cancello questi. Vediamo un po' come è fatto. Qui c'ho l'identità m per m, poi c'ho 1 fratto pi greco h k. Qui che cosa ho? Ho la differenza tra due vettori colonna. Il primo vettore colonna è tutti zeri e ha un 1 in k-esima posizione. L'altro è il vettore pi greco h, e sappiamo anche chi è, no? La k-esima colonna della matrice b-1n. Quindi questo è un vettore fatto così, 0 meno pi greco h1, 0 meno pi greco h2 e via dicendo. Quando arrivo nella k-esima posizione, chiaramente in h c'è un 1, quindi questo è 1, quindi puntini puntini, poi c'è 1 meno pi greco h k e andare avanti poi con meno pi greco h m per e k trasposto, quindi è il vettore k messo per riga, quindi 0 tutti zeri, un 1 in k-esima posizione e poi di nuovo tutti zeri. Ah, se fate il prodotto, qui viene l'identità più 1 su
pi greco h k, e adesso fate quel prodotto che dicevamo prima. Prima riga per prima colonna, naturalmente fa 0. Prima riga per seconda colonna, vengono tutti zeri, tranne quando arriva all'hpesima riga, dove c'è meno pi greco h1, e poi di nuovo tutti zeri. Proseguite così, sono tutti uguali tranne l'hpesima riga, che è 1 meno pi greco h k, e tutti zeri, e poi torna a essere meno pi greco h i fino ad arrivare all'ennesimo termine. Bene, se adesso fate i conti viene esattamente la matrice T, la vedete? Moltiplicate per 1 fratto pi greco hk e poi fate la somma elemento per elemento e torna esattamente la matrice T che avevamo indicato. Allora, se questo tipo di notazione non vi piace, non fa nulla, ricordate la matrice T come è fatta, che va benissimo uguale. D'accordo? Però se volete vi ho fatto vedere che esiste anche una forma compatta per scrivere quella matrice. Ok, detto questo, vediamo se davvero la T fa al caso nostro. E quindi enunciamo e dimostriamo il risultato teorico che ci dice proprio questo teorema. La matrice T, prima definita, è invertibile ed è tale che T applicata ad e con i è uguale a i con i, quando i, diciamo, per ogni i diverso da k, e la t applicata al vettore pi greco h mi dà come risultato proprio e k. Ovvero la matrice T fa esattamente quello che noi volevamo, agisce su quel sistema esattamente come noi desideravamo. Dimostriamolo. Allora, innanzitutto devo far vedere l'invertibilità. L'invertibilità lo faccio vedere mostrandovi come è fatta la matrice inversa, che è molto molto semplice. Anche qui abbiamo la matrice identità, dove nella k-esima colonna sostituite k con il seguente vettore pi greco h1, pi greco h k, pi greco h m. Per far vedere che questa, lo possiamo dare un'occhiata insieme, ma insomma poi ve lo lascio magari per esercizio, fate la verifica diretta t-1 per t e vedete che venga l'identità. Vogliamo avviarlo insieme questo calcolo? Allora, guardate com'è fatta la t-1. Allora, c'ha gli elementi diversi da 0 sulla diagonale e sulla k-esima colonna. Quindi ogni volta che fate riga per colonna applicata alla t, dov'è la T? Eccola qua. Quello che ottenete è che tranne l'unica diversità è quando state sulla k-esima riga. D'accordo? Per il resto viene immediatamente che questo prodotto fa l'identità. D'accordo? Se volete la forma compatta dell'inversa, cioè utilizzando come ho fatto prima quella scrittura più compatta, ve la posso dire. Questa è IM, l'identità M per M, meno EK meno pi greco H per EK trasposto. Anche qui, se volete, facilmente fate il prodotto T-1 per T e vedete che viene l'identità.
D'accordo? Adesso devo far vedere che vale 1 e 2. Cominciamo con 1. È vero che t applicato alle e con i, purché i sia diverso da k, continua a darmi e con i? Possiamo fare in due modi. O prendiamo la forma compatta della t che ho scritto prima, cioè questa, ci applichiamo e con i, e ovviamente il passaggio è immediato perché e k trasposto per e con i quando i è diverso da k fa 0 e quindi tutto è presto fatto. Altrimenti, se volete evitare la forma compatta, scrivete esplicitamente la t, la riscrivo per completezza, meno pi greco h1 eccetera, meno pi greco h k, c'è 1 scusate, 1 fratto scrivo un po' più stretto altrimenti non mi entra, meno pi greco h1 diviso pi greco h k 1 fratto pi greco h k e l'ultimo è meno pi greco h m diviso pi greco h k. Quando l'ho andato a moltiplicare per e con i, con i diverso da k, vuol dire che avete un vettore che a un certo punto ha un 1 nell'iesima posizione. Beh, provate un po' ad andare a fare il prodotto. Beh, chiaramente se fate il prodotto prima riga per prima colonna, seconda riga per seconda colonna e via dicendo, l'unico elemento, diciamo così, sopravvive, che è non nullo, è proprio quello che sta sulla componente iesima, a patto che i sia diverso da k, naturalmente, che se i è uguale k prendete proprio il kesimo. E quindi questo mi fa 0, 1, 0. Dove questo è t, questo è e con i diverso da k, e questo ho ottenuto di nuovo e con i. Quindi verifica diretta, molto molto semplice. Stessa cosa per verificare che t applicato a pi greco h mi dà e k. Anche qui potete usare la forma compatta che vi ho scritto prima, oppure direttamente. Facciamolo in maniera diretta. Riscrivo ancora una volta la matrice T. Qui c'è meno pi greco h1 diviso pi greco hk. L'elemento diagonale è 1 su pi greco hk. Poi prosegue con tutti gli elementi in maniera analoga, meno pi greco h m diviso pi greco h k. E adesso lo moltiplicate per pi greco h, quindi c'è pi greco h prima componente, pi greco h seconda componente, fino a pi greco h componente m. Allora, che viene fuori? Facciamo il prodotto riga per colonna. Prima riga per unica colonna mi dà pi greco h1, poi qui ci sono tutti i zeri, arrivo all'elemento kesimo e quindi avrò meno pi greco h1 per, ho diviso pi greco hk per pi greco hk. Questo e questo vanno via. Pi greco h1 meno pi greco h1 ovviamente fa 0. Fatelo per tutti quante le componenti, saranno tutti zeri tranne la kesima, perché nella kesima cosa viene? Fate kesima riga questa per colonna, cosa vi viene? Vi viene pi greco hk diviso pi greco hk, cioè 1 nella kesima riga. E poi continuano a venire le stesse espressioni che abbiamo scritto prima, scriviamo l'ultima, pi greco hm meno pi greco hm diviso pi greco hk per pi greco hk. Questo e questo vanno via,
e di nuovo torna 0. Quindi la t applicata a pi greco h mi dà e con k. Ricordandoci, ripeto, che questa, la faccio in rosso, è la k-esima riga. Va bene? Quindi abbiamo trovato la matrice T, una matrice T invertibile, che agisce su quel sistema lineare esattamente come noi desideriamo. E quindi, applicando questa matrice T al sistema lineare dato dai vincoli di uguaglianza della precedente della forma canonica ottenuta scambiando la k-esima colonna in base con la h-esima fuori base, riotteniamo che cosa? Una forma canonica, quella rispetto alla nuova base. Finiamolo di dire in maniera formale. Quello che dobbiamo ancora dire è che teorema B tilde meno 1 è uguale alla T applicata alla B meno 1. Qui si richiederebbe una dimostrazione che non facciamo per brevità, soprattutto perché a noi B tilde meno 1 di fatto non ci serve in maniera esplicita. Ve lo dico perché è vero, ma elimino la dimostrazione. Altro risultato, qual è? Beh, quello che ci aspettiamo. Andiamo un po' a vedere cosa ci aspettiamo. Torniamo alla forma canonica distrutta, diciamo così, dal cambio di una colonna. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto in modo che qui, no, torni di nuovo l'identità davanti a XB. Facciamola meglio questa parentesi graffa, mi devo fermare qua. Vero? La matrice T è scelta in modo che lì torni ad esserci l'identità. Quello che ci aspettiamo è che qua quindi, cosa ci sia? Beh, ci sia la nuova B tilde meno 1 N tilde e qua ci sia B tilde meno 1 B. Vero? Ed infatti quello che sto per scrivere è proprio questo nel teorema, che la T applicata a questa matrice mi dà la nuova B tilde meno 1 N tilde e che la T applicata al vecchio vettore dei termini noti mi dà il nuovo vettore dei termini noti. D'accordo? Questo è il contenuto del teorema che sto per andare a scrivere. Allora, la mia nuova B tilde meno 1 N tilde la ottengo applicando la T alla matrice. Che matrice è questa? È la B meno 1 N vecchia in cui ho cambiato la h-esima colonna con che cosa? Con EK. EK è tutti i zeri tranne un 1 in k-esima posizione. Quindi qui c'è pi greco 1, pi greco 2 fino a pi greco h meno 1. Qui non cambia niente, poi c'è EK e poi proseguono le pi greco H più 1 fino ad arrivare a pi greco N meno M. Io ho scritto formalmente quello che lì abbiamo visto proprio in maniera diretta. Ed inoltre B tilde meno 1 B, come lo ottengo il nuovo vettore dei termini noti? Applicando la T al vecchio vettore B meno 1 B. Di questi due risultati non do una dimostrazione formale per brevità, è abbastanza intuitivo, ma formalmente andrebbero, insomma, fatti dei
dei conti di verifica che questo è vero. Va bene? Quindi, riepilogando un po' quello che abbiamo visto finora. Il problema era data una forma canonica. Non soddisfatto il criterio di ottimalità, non soddisfatto il criterio di limitatezza, trovo la nuova SBA scambiando le due colonne, H'esima fuori con K'esima dentro. Ho la nuova base, ma non ho di fatto la nuova SBA. So quali sono le componenti in base, componenti fuori base che devo scambiare fra di loro, ma mi serve il nuovo B-1B, questo, e mi serve il nuovo B-1N. Come faccio? Attraverso l'uso di una trasformazione lineare invertibile rappresentata da quella matrice T. Domanda: ma che ogni volta ci dobbiamo andare a scrivere questa matrice T, fare i prodotti? Beh, sembrerebbe un po' complessa come cosa. In realtà, l'applicazione della matrice T si traduce nell'effettuare una operazione di pivot uguale a quella che voi già conoscete per il teorema, per il metodo di Gauss-Jordan, o come lo chiamate, per la risoluzione dei sistemi lineari. È esattamente quello. Quindi adesso traduciamo l'applicazione della T in uno specifico pivot, in una specifica operazione di pivot, che quindi può essere fatta senza andare a formare matrici, moltiplicare matrici, calcolare inversa e quant'altro. Se ricordate come si opera nel metodo di eliminazione di Gauss-Jordan, praticamente dobbiamo fare sostanzialmente la stessa procedura. Va bene? Lo facciamo. Dunque, quello che si fa nella pratica è questo. Io devo applicare la matrice T, che ripeto, faremo tutto ciò con un'operazione di pivot, a questo sistema qua. Questo. Vero? Allora la domanda è: ma queste righe qui, queste colonne qui che non cambiano, ma cosa le scrivo a fare? Non ci devo fare nessuna operazione a quelle. Quindi quello che si fa nella pratica quando va a fare questa operazione è usare una matrice ridotta in cui non ci scrivo le 1 e 2 K della prima parte, ma ci scrivo solo la Py H, perché è l'unica che cambia, le altre rimangono immutate. Qui la matrice che userò per fare il pivot, non è necessario che mi scrivo tutta questa qui, mi scrivo semplicemente la Py H, poi mi ricorderò che ci sono le altre colonne evidentemente. Quindi scriviamolo. Questa matrice ridotta sarà fatta così. C'è la Py H, solitamente ci si mette così una separazione, un tratteggio per ricordarmi che sto nella prima parte. Poi, nella seconda parte che cosa c'è? C'è Py1, Py2, ci sono le colonne della matrice B-1N, tranne la H'esima che è stata sostituita con EK. Ok, scriviamolo. Py1, Py2, eccetera, eccetera. Poi, a posto della Py, la Py H-1 rimane invariata, a posto della Py H c'è la EK. Poi c'è Py H più 1, fino ad arrivare a Py N-M. Allora, Py 1, H più 1, Py N meno M.
E poi mi scrivo anche il termine noto. Quindi qua ci metto B-1B. Questa è la matrice su cui si lavora, che è una matrice ridotta perché ho tolto nel blocco di sinistra quelle colonne che tanto non vengono influenzate dall'applicazione della trasformazione lineare data dalla matrice T. Quindi quello che noi faremo è applicare la T a questa matrice ridotta e ottenere, allora, qui T applicata a P greco H sappiamo che fa è K. Qua che cosa ottengo? Abbiamo detto ottengo il nuovo B-1N, ci metto le tilde perché è riferita alla base nuova, e qua otterrò il nuovo B-1B. Ok? D'accordo. Ora, come dicevo un istante fa, di fatto non calcoleremo la T in maniera esplicita, lo si può fare, faremo anche qualche esercizio, tanto per prenderci la mano e vedere nella pratica come è fatta questa trasformazione. In realtà però l'applicazione della matrice T a questa matrice che vedete scritto sopra, in realtà consiste nell'effettuare la seguente operazione di pivot. Ripeto che chi ricorda il metodo di eliminazione di Gauss-Jordan si troverà facilmente, riconoscerà facilmente questi passi. Allora, per applicare la T equivale a fare i seguenti due passi. Uno, dividere la kappesima riga della matrice a cui diamo un nome, solitamente a questa matrice qua si dà il nome di M, dividere la kappesima riga di M per pi greco h k. Due, sommare a ciascuna riga iesima di M, naturalmente con I diverso da K, la riga kappesima ottenuta al punto precedente moltiplicata per meno pi greco h i. Allora, detto così sembra una cosa complicata, invece è una cosa estremamente facile. Dunque, innanzitutto vi inviterei a riflettere sul fatto che per come è fatta la matrice T, e vi prego di rifletterci un po' per conto vostro, quando andassi a fare righe per colonne della matrice T rispetto a questa matrice M, quello che faccio è, pensate all'elemento, alla riga kappesima della matrice T, tutti zeri tranne l'elemento diagonale 1 su pi greco hk, quindi vuol dire che sto dividendo per pi greco hk la kappesima riga, ecco il punto 1. Il punto 2, da dove viene fuori? Per ogni riga che non è la kappesima, io ho due elementi diversi da zero. C'è un 1, l'elemento diagonale, e poi c'ho l'elemento che sta solo alla colonna kappesima. Quindi quando andare a fare il prodotto,
tutto si realizza esattamente quello che è scritto qui. Ma piuttosto che complicarci con le parole, io vorrei prendere un esempio e farne una pratica e vedrete che vi ritroverete molto semplicemente. Quale esempio prendo? L'esempio che abbiamo avviato l'altra volta per quanto riguarda l'applicazione della condizione di ottimalità, condizione di limitatezza. Abbiamo detto dobbiamo calcolare la nuova SBA e lì ci siamo fermati perché non lo sapevamo fare. Adesso possiamo andare avanti. Quindi riprendo esattamente l'esercizio da quel punto lì. Lo vado a recuperare. La tecnologia ce lo permette. Eccolo qua. Lo dovreste avere nei vostri appunti della lezione scorsa. Allora, cosa avevamo fatto qui? Abbiamo preso un problema di PL in forma standard. C'è la matrice identità, bella che è pronta, quindi sono, diciamo, molto contento che questo accada, perché la prendo come base. Essendo identità, B-1 diventa B, quindi automaticamente ho la forma canonica. Che abbiamo scritto qui? Ve la ricordate? Ce l'avete? Non penso di dovermi soffermare più di tanto perché l'abbiamo discusso in tutti i dettagli l'altra volta. Ci siete? Bene. Che cosa abbiamo già fatto? Abbiamo già fatto i due step precedenti, quindi criterio di ottimalità, calcolato il gamma. Queste sono le componenti del vettore gamma, non sono tutte maggiori o uguali di 0, quindi criterio di ottimalità non soddisfatto. Ok, abbiamo proseguito. Criterio di limitatezza l'abbiamo verificato molto semplicemente. In corrispondenza di ogni gamma negativo, non è vero che abbiamo delle colonne, o almeno una colonna, che è tutta minore o uguale di 0. Quindi anche lì il criterio non è soddisfatto. Allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, ok, scelgo la variabile entrante e la variabile uscente, ovvero faccio una iterazione della fase 2 del metodo del simplesso e calcolo i due indici H e K. D'accordo? H, come faccio a calcolarlo? Determino un H semplicemente in corrispondenza di un gamma H negativo. Vi ho già detto, ve lo ripeto, convenzionalmente prendiamo quello corrispondente al gamma H più piccolo in valore. Quindi qui avevamo meno 3 e meno 1, gamma 1 e gamma 2, prendo H uguale 1, perché meno 3 evidentemente è più piccolo di meno 1. K. K che cosa ho fatto? Ho applicato il criterio del rapporto minimo, se ricordate. Criterio del rapporto minimo, rassegnato valeva 1, ma noi con questo 1 non ci faremo praticamente nulla. Noi ci serve la determinazione del K. Siccome 1 era raggiunto sia per I uguale 2 che per I uguale 3, come vedete, anche qui decidiamo di prendere il K convenzionalmente, perché vanno bene entrambi, andrebbero bene entrambi, convenzionalmente lo prendiamo come quello ad indice più piccolo. Quindi tra il 2 e il 3 scelgo il 2. E di qui nasceva H uguale 1, K uguale 2. E quindi ho fatto che cosa? Ho fatto lo scambio, ho ottenuto la nuova B e la nuova N, il nuovo XB, il nuovo XN, ma mi sono fermato qua perché non sapevo generare la nuova forma canonica, ovvero il nuovo B-1N e il nuovo B-1B. Adesso lo sappiamo fare. Devo scrivere la matrice, conviene scrivere quella ridotta, inutile scrivere colonne che poi non vengono trasformate. Come è fatta la matrice ridotta? Allora, riprendiamo la forma canonica. H uguale 1, vi ricordo, e K uguale 2. Quindi pi greco H a noi serve. Pi greco H, in realtà pi greco 1 abbiamo detto, è la colonna prima della matrice B-1N, quindi questa qua. Quindi nell'andarmi a formare la matrice M, quella su cui applicherò il pivot, la prima colonna che dovrò scrivere è questa pi greco H. Lo vado a fare. Allora, ve la riscrivo qua per comodità. Devo smetterci pi greco H. Poi ci devo mettere pi greco 1, pi greco 2, pi greco 3. Pi greco H meno 1, poi pi greco H l'ho portato di là e qui c'è EK. Poi c'è pi greco H più 1, P
pi greco n meno m. E qua c'è b meno 1b. Ok, questa è la matrice M a cui devo applicare, alla quale devo applicare il pivot. Allora, chi è pi greco h? L'abbiamo detto prima, se non ricordo male era 1, 2, 1, vero? 1, 2, 1. Adesso che cosa devo scrivere? Devo scrivere la matrice b meno 1 n con una colonna scambiata. Convinti? Andiamo a prendere la matrice b meno 1 n. Allora, sono un po' distante ma ci arriviamo. Allora, qual è la colonna scambiata? H uguale 1, K uguale 2. Quindi, a posto di pi greco 1, ci devo mettere E2. A posto di pi greco 1, ci devo mettere E2. Chi è E2? 0, 1, 0. Sto andando lentissimamente perché vorrei che capiate bene come si fa il pivot. Andiamo a scriverla. Zero, uno, zero. Poi che c'è? Questa, allora, questa è pi greco 1. Qui ci ho messo E2. Qua che ci devo mettere? Beh, quelle che ci stanno. Pi greco 2, pi greco 3. Andiamo a prenderle. Pi greco 2 e pi greco 3. Pi greco 2, 2 meno 1, 2, e pi greco 3, e pi greco 3, 3 meno 5 meno 1. Ce lo ricordiamo. Allora, 2 meno 1, 2, 3 meno 5 meno 1. E di qua c'è b meno 1b. Anche qui andiamo a prendere i valori di B-1B, le sue componenti. Torniamo su per un momento. B-1B è 3, 2, 1. Vero? Allora, questa è la matrice alla quale dovremmo applicare la matrice T. Dovremmo premoltiplicare questa matrice di pivot per la matrice T. Noi in realtà che cos'è che vogliamo? Vogliamo che pi greco 1, che T applicato a pi greco 1, diventi E2. Giusto? Sì. Perché è E2. Vede? Noi vogliamo questo in realtà, no? Che T applicata a pi greco 1 mi dia E2. Per fare questo si fa operazione di pivot sull'elemento pi greco HK. Pi greco H è questo qua. K è uguale a 2. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che questo deve diventare 1. E gli altri elementi sopra e sotto devono diventare 0. Giusto? Fare pivot su un elemento, se ricordate, vuol dire che quello, fate una trasformazione per cui quello diventa 1 e gli altri elementi diventano 0. Quindi, cosa faccio? Applico quanto vi ho detto prima, ovvero, prima cosa, andiamo a rileggere lo schemino, dividere la k-esima riga di m per pi greco hk. Quindi, la seconda riga di questa m va divisa per pi greco hk, ma senza starci a ricordare troppe cose. Devo fare pi greco h, pivot su pi greco hk, quello deve diventare 1. C'è 2? Le operazioni si fanno per riga? Divido la seconda riga per 2, così là compare un 1. Ripeto, dove c'è il cerchietto verde? Io voglio far comparire un 1. Facendo delle operazioni. Sapete quali sono le operazioni ammesse, no? Posso dividere le righe per una costante, posso moltiplicarle, sostituire una riga per una combinazione lineare delle altre e via dicendo. D'accordo?
La cosa più ovvia affinché in quella riga compaia un 1 in prima posizione qual è? Dividere per 2, che è esattamente lo step 1 che qui vi avevo scritto a parole, dividere la seconda riga per pi greco 1, 2. Facciamolo. Quindi, prima cosa, faccio questa operazione e ottengo 1, 1 mezzo, meno 1 mezzo, meno 5 mezzi, 1. Scriviamocelo. Divido riga seconda per pi greco 1, 2, che è pari a 2. Ok? Adesso ripeto, io voglio avere qua uno 0 e qua uno 0. Come faccio? A posto della prima riga come si fa l'operazione? Beh, si sostituisce una riga con la riga più o meno il multiplo di un'altra. Siccome questa riga che ho appena riscritto so già che ha un 1 in prima posizione, cosa mi conviene fare? Mi conviene fare a posto della prima riga sostituire la prima riga meno il numeretto che voglio far diventare 0 moltiplicato per questa riga nuova. Quindi, a posto della prima riga, io ci metto prima riga meno un certo coefficiente per la seconda riga. Qual è questo coefficiente? Beh, qua c'ho 1. Qua c'ho 1, basta che faccio la prima riga meno 1 per la seconda riga. Così 1 meno 1 fa 0. Se qua avessi avuto 5, cosa avrei fatto? La prima riga, no scusate, non qua. Se qua avessi avuto un 5, che cosa avrei fatto? Avrei fatto quella riga dove c'è il 5 meno 5 volte quella che ho appena scritto. Così 5 per 1 5, 5 meno 5 viene 0. Vi è chiaro? Non è nulla di nuovo, immagino, no? Dovreste essere abituati a fare questo. Quindi sostituisco la prima riga con la prima meno la seconda. Quindi dove se dico per seconda intendo dire seconda quella che ho appena ottenuto, la seconda nuova, diciamo, Quindi 1 meno 1, 0. 0 meno 1 mezzo, meno 1 mezzo. 2 meno 1 mezzo fa 2 più 1 mezzo e quindi 5 mezzi. Poi devo fare 3 meno 5 mezzi, quindi viene 11 mezzi. Poi devo fare 3 meno 1, 2. Va bene? Faccio un trattamento assolutamente analogo alla terza riga. Quindi a posto della terza riga ci metto la riga terza meno un multiplo sempre di questa seconda riga nuova che ho appena ottenuto. Anche qui c'è un 1, quindi il coefficiente per cui vado a moltiplicare continua ad essere 1. Seconda riga nuova, questa cosa che sto scrivendo non è ovviamente formale, ma spero sia comprensibile. Quindi devo fare 1 meno 1, 0.
0 meno un mezzo, meno un mezzo. Meno un mezzo. Poi 2 meno un mezzo, quindi 5 mezzi. Poi meno 1 meno 5 mezzi, quindi questo fa 3 mezzi. E poi 1 meno 1, 0. Allora, ditemi se questa operazione di pivot vi è chiara. Questo è l'unico calcolo vero da fare nel metodo del simplex, nell'applicazione della fase 2, ed è l'unico in cui gli studenti a volte sbagliano i calcoli, ma sono solo calcoli algebrici, somme, sottrazioni di frazioni per lo più, niente di più. Concettualmente vi è chiaro? Oh, sia chiaro che nell'applicare la fase 2 del metodo del simplesso e quindi l'iterazione che vi porta a trovare la nuova SBA, dovete applicare esattamente la trasformazione lineare indotta dalla matrice T. E la matrice T induce questo tipo di trasformazione. Quindi evitate di fare operazioni tra le righe pur concesse dall'algebra lineare per quanto riguarda le equivalenze dei sistemi, ma che non siano quelli dati dalla matrice T. Prendo la terza colonna, la moltiplico, la sottraggo a 5 volte la dodicesima colonna, ok, potrebbe essere lecito da un punto di vista algebrico, ma non è quello che fa il caso nostro per riportarci nella nuova forma canonica. Quindi vi dovete attenere esattamente allo schemino che vi ho dato. Passo 1, passo 2. D'accordo? Che cosa abbiamo ottenuto? In virtù di quello che abbiamo detto finora, con questa semplice operazione di pivot, cosa abbiamo ottenuto? La nuova forma canonica. Dove la trovo? Qua. Cosa ci diceva il risultato teorico di prima? Che applicando la T ottengo qua E con K, ok, e infatti ho ottenuto E2. Qua cosa ottengo? La nuova B-1N, eccola, senza aver calcolato né B-1 né aver fatto prodotti. Questa è la mia nuova B-1N, se volete ci mettiamo una tilde per ricordarci che è quella nuova. E dall'altra parte cosa abbiamo ottenuto? Il nuovo vettore dei termini noti, ovvero il valore della nuova SBA, B-1B. B tilde meno 1B. Quindi possiamo adesso riscrivere il problema in forma canonica rispetto alla nuova base, alla B tilde. Allora, andiamo a prendere il problema originale da cui siamo partiti. Questo. Allora, già abbiamo scritto tutti gli scambi, vedete abbiamo scritto x con 1 lo scambio x con 5, perché k era uguale a 2 e h era uguale a 1. Abbiamo già detto tutto, naturalmente se scambio x5 e x con 1 devo anche scambiare i coefficienti corrispondenti, quindi questo evidentemente lo scambierò con questo, ma questo è assolutamente ovvio, no? Quindi riscriviamo questo problema in forma canonica rispetto alla nuova base. Qua devo scrivere minimo di CB, in base ci sta x4, x1, x6, vero? Perché ho scambiato. Vado a scriverlo. Minimo. Allora, in base abbiamo detto che c'è. Non me lo ricordo più. X4, x1, x6.
x4, x1, x6. Fuori base, beh, ci sarà x2, x3 e x5. X2, x3, x5. Cioè x5, x2, x3, scusate, x5, x2, x3. X5, x2, x3, pure è corretto. Coefficienti, scambiamoli. Allora, devo scambiare in realtà un 1 con un 1, quindi non cambia niente. 1, 1, 1, 1, 2, 1. Uno, 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 due, uno. Poi, in base c'è x4, x1, x6, più. Adesso che ci devo mettere qua? La nuova b-n, che vado semplicemente a ricopiare da quella che ho ottenuto qui con l'operazione di pivot. Quindi meno un mezzo, meno un mezzo, meno un mezzo, meno un mezzo. Seconda colonna, 5 mezzi, meno un mezzo, 5 mezzi. Terza colonna, 11 mezzi, meno 5 mezzi, 3 mezzi. Per variabili fuori base, x5, x2, x3. Uguale al nuovo b-1b. Chi è? 2, 1, 0. 2, 1, 0. Naturalmente x con i maggiore uguale 0. Guardate un po', questa è la nuova forma canonica, cioè la forma canonica rispetto alla nuova base. E la SBA qual è? La SBA lo sappiamo ricostruire facilmente. X tilde. Siamo partiti da un x segnato e siamo arrivati a un x tilde. X con 1 è in base e vale 1. X con 2 è fuori base, quindi vale 0. X con 3 è fuori base, quindi 0. X con 4 è in base e vale 2. X con 5 fuori base 0. X con 6 in base e vale 0. Questa è la nuova SBA che stiamo andando a esplorare, ovvero il nuovo vertice del poliedro. Torniamo un attimo ad osservare una cosa importante. È chiaro quello che ho fatto finora? Se ci sono dubbi, commenti, chiarimenti, per favore chiedeteli liberamente, perché questo, se avete capito questo, avete imparato a fare le iterazioni, a eseguire le iterazioni della fase 2 del metodo del simplesso. Ovvero avete imparato, manca ancora la parte di fase 1, ma insomma avete acquisito quasi la totalità della procedura del metodo del simplesso. Ci sono domande? Se non ce ne sono, andrei a farvi notare una cosa, che è qualcosa che abbiamo anche approfondito un pochino la volta scorsa. Andiamo a vedere quando abbiamo determinato il K, cosa accadeva. Allora, guardate, il K non era univocamente determinato, perché K avremmo potuto prendere K uguale 2 e K uguale 3. Vero? Vi ricordate cosa abbiamo detto? Che pur non avendo visto la dimostrazione, quindi in maniera forse non del tutto ovvia, quando questo accade, la successiva SBA è
degenere. Lo ricordate, l'abbiamo detto? Guardate un po'. Qui potevamo scegliere k uguale 2 e k uguale 1. La sba da cui siamo partiti com'era? Eccola qua, 3, 2, 1. Quindi era una sba non degenere, non ci sono zeri. La successiva sba, come è venuta? 2, 1, 0. Vedete? Comparso uno 0? Quindi correttamente a quanto abbiamo detto l'altra volta, nel momento in cui k non è univocamente determinato, in questo caso c'erano due possibilità per la scelta di k, avete che la successiva sba è sicuramente degenere. E infatti eccolo lì, c'è uno 0. Il ruolo di Ross segnato, come vedete, nella pratica non ha un ruolo, nel senso che sappiamo benissimo cosa si intende con questo Ross segnato. Questo cos'è? È lo spostamento lungo la semiretta, ma nello svolgimento dell'algoritmo questo Ross segnato, il valore di Ross segnato di fatto non ci occorre, ci serve il K. Prima di lasciarci vorrei solo farvi riflettere, solo ma è importante, su la complessità computazionale di quello che abbiamo fatto riguardo un'iterazione nel metodo del simplesso, ovvero la sua semplicità, se volete. Abbiamo due criteri da verificare, la cui verifica si fa per ispezione diretta, naturalmente disponendo di una forma canonica, ma ci sarà poi la fase 1, che ci darà il problema in forma canonica pronto per far partire la fase 2 se il problema originario è ammissibile, evidentemente, altrimenti ci dice che è inammissibile e ci fermiamo qui. Allora, la semplicità volevo mettere in evidenza. Ispezione diretta del segno dei gamma per quanto riguarda il criterio di ottimalità, quindi devo dire molto semplice. Criterio di limitatezza, anche qui ispezione diretta dei segni del vettore dei costi ridotti e verifica se per caso in corrispondenza di un gamma H negativo c'è una colonna interamente minore o uguale 0 in B-1n. Se questo non accade, iterate, ovvero passate da una sba a un'altra sba. Come lo fate? Senza nessun calcolo matriciale, senza nessun calcolo di inversa, senza risoluzioni di sistemi alcuno. Che cosa fate? Scambiate due colonne, tra una colonna che sta fuori base e una colonna che sta in base, quindi ottenete una nuova base, e per ottenere la nuova forma canonica rispetto a questa nuova base dovete fare solamente un'operazione di pivot. Quindi tutto estremamente facile da fare. D'accordo? Se avete colto questi aspetti, avete colto, diciamo, la gran parte di quello che sta sotto alla tutta la filosofia, se volete, che ha generato il metodo del simplesso e che, come da sempre vi ho detto, è caratterizzato soprattutto dalla sua semplicità. Notate che il fatto che il metodo del simplesso sia, per così dire, intelligente, no? Ad andare a scegliere opportunamente i vertici da andare a esplorare, non vuol dire che nel caso peggiore non potrebbe esplorarli tutti. Quindi è un metodo che di fatto, diciamo, nel caso peggiore potrebbe anche non funzionare bene. Quello che si riscontra però nella pratica è che il metodo è molto efficiente ed è preferito. Si preferisce usare il metodo del simplesso, ad esempio, rispetto a un metodo basato su punti interni, metodi o anche metodi con cui è stata dimostrata la polinomialità del problema di programmazione lineare, perché questo modo di procedere risulta particolarmente efficiente e efficace. D'accordo? Mancano ancora alcune cose da dire, la volta prossima voglio fare un esercizio completo, anzi forse prenderemo proprio questo e andremo avanti, faremo un paio di iterazioni complete fino a ottenere la soluzione.
Vorrei anche farvi vedere almeno una volta l'applicazione della matrice T, proprio la calcoliamo e la applichiamo. Nella pratica, solitamente la quasi totalità degli studenti preferisce applicare il pivot, ma se qualcuno avesse in antipatia il pivot e volesse applicare la matrice T, per me è la stessa identica cosa. Qualche volta capita, ma è assolutamente indifferente, anche se nella pratica, ripeto, si usa ovviamente il pivot. Va bene, allora dicevo, faremo l'applicazione della matrice T diretta, qualche esercizio completo, in particolare finiremo questo che abbiamo appena cominciato, e poi passeremo ovviamente a parlare di convergenza del metodo, e poi la fase 1 ci manca ancora. Arrivederci.